Rileviamo con piacere che quest'anno cala leggermente dello 0,3% e speriamo che dal prossimo anno cali in modo più sostanziale grazie ad Alea, sperando ovviamente che nessuno metta i bastoni fra le ruote di questo nuovo progetto. Altra nota interessante è che il calcolo di questa imposta, che passa dal PEF, il piano economico finanziario, sarà finalmente in mano ad Alea e non più in mano ad ERA, che ci aveva abituato a decisioni praticamente unilaterali con aumenti della Tari che sembravano decisi quasi a tavolino, dei quali fra l'altro veniva di fatto imposta una ratifica ai consigli comunali senza fornire nemmeno un PEF vero e proprio che giustificasse gli aumenti. Ecco, speriamo che quei tempi siano finiti, quindi sulla Tari di quest'anno, che è un periodo di transizione, ci asterremo, con la speranza di votare l'anno prossimo a favore di un calo sostanziale di questa imposta.